Playoff Time qui a San Martino di Lupari, gara 2 tra Alama San Martino di Lupari e Famila Vuberschio. Aiuto difensivo da parte di Kiss, il ribaltamento di lato per il tiro da tre punti. Di Fabbrica non è mai mancata a San Martino la faccia tosta, e anche qui sul raddoppio. E la ricezione di Girantes, poi la palla dentro per Park, scusate, per Juaz che non riesce a controllare la palla, subito dentro il pallone per Conte che con l'aiuto, lo scarico per Guriantes che va dentro, fuori ancora la palla per Sottana. Una gara degna di gara 2 di playoff. Intanto il tiro da lontanissimo di Guriantes. Da lì col palleggio vivo, ribaltamento di lato per un altro tiro da tre punti e un altro canestro. Sottana realizza i due punti, qui Turcinovic subito senza pensarci. Non fischiare niente, è la soluzione migliore. Come è successo prima con gli arbitri in questa situazione. Poi lo scarico, perde palla Schio. Già dall'altra parte Turcinovic per Guarise che sente da giocare. Grippa in uno contro uno, lo scarico bellissimo per Kiss, palla per Schio con Verona che attacca in uno contro uno fino in fondo ad appoggiare, persa e altro recupero da parte di Verona che va dietro la schiena, poi trova Reisingerova, anzi no, resta Conte su Girantes che la batte facilmente, poi la bellissima palla dentro, anche qui nell'ultimo attacco più blocchi per la portatrice di palla. Aspetta il blocco di Arado che riceve fuori dalla linea di tre punti, se la sente Sottana che adesso sporca un po' le sue percentuali, ma ancora Girantes a rimbalzo del più 14, Schio sul 41, asse a campo con Guarise, da lì la palla nell'angolo per Sottana che ha un tiro da tre punti liberissimo. La maggior caratura e il maggior muscolatura di Schio si fa sentire. Qui bene la scarica, le giocatrici di Schio, ma pressate in modo incredibile da parte di San Martino di Lupari. Russo, di nuovo la palla fuori per Conte, un secondo da tirare, deve forzare allo scadere dei 24. Sottana che finta da tre punti dentro, la palla ancora per Reisingerova, 6 secondi da giocare, palla fuori per Guarise che deve forzare da tre punti e trova, che ha una mezza tentazione di alzarsi da tre punti, preferisce giocare con le compagne. Grandissima è un grandissimo difensore in una delle due situazioni, calpestava la linea. Qui la palla dentro per Diacumpa che consegna a Turcinovic, ha una mezza intenzione di tirare, poi trova il taglio sotto canestro di Diacumpa. Per quanto riguarda gli assist sono altissime, prima o seconda è vero. Finisce così allora a San Martino di Lupari con la qualificazione per il secondo turno di playoff.